Ma non penso che sia la fine del gioco, anche perché poi, se vi ricordate dove abbiamo preso il martello, c'era tutta quella zona dove era cancro, ho detto vabbè, vaffanculo, molliamo e poi ci ritorniamo. E lì dobbiamo tornarci, per forza. Quindi c'è quella zona, poi non so se ce ne sono altre, però sicuramente non è finita così. Poi c'è quella bestia incatenata a centro mappa che ha detto che gli devo portare delle robe. Insomma, vabbè, questa è la nuova arma che ho sbloccato, che è troppo forte, è il martello col chiodo, ma è una cosa veramente esagerata. Ho sbloccato anche delle abilità nuove che sono pazzesche. E niente, sì, andiamo. Guarda, ora ti faccio vedere un po' come lo stile di combattimento è abbastanza broken. Avvelena, tra l'altro. Col chiodo avveleni e con l'altra fai danno. Dovrebbe riesce ad aumentare la luminosità. È molto scuro. Allora, vediamo un po'. Video, luminosità. L'ho aumentata un po'. Ma contate che in quella zona è volutamente scuro, quindi non fatevi trarre in inganno. Come lo vedete? Fluido più che altro, mi interessa sapere quello. Penso che sì, è la zona, è la zona. Però vabbè, un po' ve la posso aumentare la luminosità, non è un problema. Ditemi se il gameplay è fluido. Non del tutto. Ditemi un attimo qua, che sennò. Boh, non so, riavviamo. Ammetto il V-Sync. Non è fluido? Vediamo un po'. Allora, V-Sync. Proviamo col V-Sync. Oh, in certi giochi il V-Sync non serve un cazzo. Invece qua funziona. È fluido adesso. Vero? Sembrerebbe. Boh, vabbè. Il V-Sync allora, il V-Sync. Vabbè. È a posto. Oddio, ma gli ha fatto partire la freccia. Mortacci tua. Vabbè, ma io in realtà non devo combatterci con questi. Andiamo dritti. Questa zona l'ho tutta già fatta e rifatta. Adesso stiamo salendo su in questa torre d'ossidiana. E vi dico il punto dove ci siamo fermati. Ma dove stavo per cadere?
Beh, qua posso continuare. Sì, mi hanno fatto un bel po' di danno. Ma porco! No, vabbè. Ma sto pezzo di merda. A cagare. Si è teletrasportato. No, mi ha rotto i coglioni. Ma che è successo? Si sono inturbantati i nemici a sto giro. Non erano così. Vabbè. Però tiro delle belle legnate anch'io, a questo giro, quindi ci sta. Ok, qui il problema. Porca miseria, vedi? Il problema è che è stretto qua. Il problema è che posso cadere. Non è una bella cosa se cado, che muoio. Si può combattere praticamente. Ok. Comunque c'è anche per PS4 sto gioco, Franz, se ti interessa. Ci vuoi fare un pensierino in futuro? Sì, è abbastanza brutta come zona questa, sì. Bisogna salire, salire, salire. Ed è un casino. Adesso io non mi ricordo bene dove cazzo stiamo andando. Amica mia, se vuoi scendere ti do due sberle. Vai, buttati. Non si butta, vero? Bastarda. Ah, sì, era questa la zona dove mi sono fermato prima di quittare. Esattamente questa. Sembra la fortezza di Sen. Di Sen? Chi è Sen? Interessante, potrei prenderlo in futuro. Ah, vabbè, ovviamente, certo, c'è altri titoli. Conta che, tra l'altro, dovrebbe essere in aggiornamento continuo questo gioco, però non so cosa inseriranno. Allora, questa è la nuova zona effettiva, quindi direi prima di andare qua a destra. È un posto su Dark Souls 1. Ah, ok. Ho preferito così. Vabbè che tanchi più di mi hanno. Eh sì, con questo si inizia a fare un bel po' di tank. Poi ho preso anche l'abilità che mi dà il 15% in più di salute. Non ho ben capito come worka invece quella che mi fa recuperare la second chance, però ce l'ho, nel dubbio potrebbe funzionare in qualsiasi momento. Questi li skippiamo. Dai, andiamo al dunque. Allora, mi preoccupa un po' il tipo l'arcerozzo che potrebbe spararmi frecce nel buco del culo. Per il resto. Ok, non me le ha sparate. Il boss guardiano. Il livello potrebbe essere un dio. Speriamo di no. No, non voglio lockare quella, porca miseria. Ok. Sull'altra. Bella, così. Perfetto. Niente, volevo fare il perry per fare il figo, invece niente. Niente perry per lui quest'oggi.
Proprio no. Vabbè, ma tanto ci prendiamo la vita da questo, quindi via. Però volevo prima ispezionare qua. Vedi che c'è della robetta interessante. Allora, ricordiamoci che c'è il corpo là. Lo utilizzeremo ovviamente per fullarci di vita. Però per il momento lasciamo così. Qui non devo morire. Perfetto. Allora, qui c'è l'oggettino che non posso prendere perché devo prenderlo da sopra. Quindi facciamo un giro da qua. Ah, si può scendere ancora più giù. Ma è lì, ragazzi, quello è il tempio. Là, secondo me, c'è il boss. Cheat. Allora, questo mi sembra un po' pericoloso prenderlo, perché se sbaglio e cado di sotto. Non è vero? Effice di Solomon. Vabbè, non me ne facevo niente, però. Vabbè, andiamo a prenderci la cura, va. Quando perdi la seconda chance, rientri nella shell dopo che ammazzi abbastanza stronzi, te la ridà. Ah, così funziona. Guardate lì, c'è anche un oggetto là sotto. E non l'ho preso. Vabbè, rimarrà là. Comunque, non credere a questa cosa. Io devo andare al lavoro. Vabbè, è Knight che scrive le strozzate che scrive Gabri. È incredibile. Raga, sono passato qua in mezzo senza cadere. Oddio mio, non devo più leggere la chat mentre cammino. Minchia. Parkour. Minchia, se cadevo di sotto, raga. Era la fine. Comunque a me piace questo posto, mi dà serenità. Non è male. Non è male. Se ti butti c'è un easter egg, fidati. Madonna che infarto. Archivi mobili. Buona. Questa è nuova. Ah, è vero, guardate gli archivi, minchia, non li avevo visti. Ah, ma sono archivi in pietra, in ossidiana, anzi. Bella sta zona. Mi sa tanto di zona che da un momento all'altro sbuca uno che ti inchiappetta, tipo, da dietro gli archivi. Tipo che ti fa la killerata. No? C'è un boss qua. Palese, perché qui. Bella, oh, c'è una testa, una testuggine. Qua cosa c'è? Funghetto, buono il funghetto, ne abbiamo tre per curarci. Ma c'è la tizia gigante. Anzi, risveglia la sorella Genessa. Ah zì, ma che zona è questa? La risvegliamo, raga? La risvegliamo la Madonna. Alta 800 piedi. Andiamo? Risveglio? Once I was in awe of the knowledge contained here. But it was a fool's errand to try to catalog the contents of this library. The devout keep searching, Questo è endlessly inquietante. hunting for a revelation, even as they're surrounded by madness. Guardate che bello il Keep your chiodo. eyes ahead, Sta grondando il Fenrir. sangue dalla. Do not stray among the teetering stacks. You'll only delay the inevitable. Vuoi bere il tar di vino? Vai. Ah, ma è semplicemente. Ah, vabbè, perché.
Qui c'è il boss sicuro, questo è un checkpoint. Allora, ricordo della forza, sbilancia i tuoi nemici con un potente calcio. Questa mi piace perché l'ho vista in una stream che ce l'aveva un tizio. Ed è figa come mossa. Qual è il tasto? Me lo dirà. Determinazione, una piccola quantità di determinazione. Ah, con X il calcio, perfetto. È una figata, ragazzi, il calcio. Formula 1 2020 ancora deve uscire. Prossimi anche la PS5. Prossimo livello ne trovi una doppio più grande. Bevi nectar. Minchia, ma volete vedere che questo è un boss enorme? No, è una statua. Veloce che mi sta guardando male la testa. Veloce, veloce. Beviamoci sto nectars. Minchia, mi ha tolto metà vita sta bastardata. Invece non bevi un cazzo. Vaffanculo, bevo io adesso. Minchia, stavo stappando la bottiglia qua. Che significa? Ma è una trollata pazzesca. Minchia, però me... No, la boss fight è finita. Chi cazzo sei? Gengis Khan. Porca puttana. Ma chi cazzo è questo? Ma sono due. No, uno spara e l'altro ce l'ha là. No, ragazzi, pazzisco. Ma che cazzo è sto sgorbio? Crucix, il nato due volte. Guarda, guarda come spara, che pezzo di merda. Il nato due volte. No, che pezzo di stronzo. Guardalo. Mi sta a sparare le cose. No, pezzo di merda. Beccati sta stecca. Affanculo, va. Ah, stronzo. Aia. Minchia. Mi bevo. Mi faccio un goccio. No. No. Raga, è la maledizione questa però. Cioè, ogni volta che mi mangio un funghetto iniziano a spararmi così. Oh. Mi devo fare un funghetto, ho detto. Non rompere i coglioni. Oh. Ah, guarda come schiva. No, che pezzo di sterco. Funghetto? Oh! E lasciamelo magnà. Insomma. Non ci ho pensato, raga. L'abilità dell'arma è fondamentale. Anche perché mentre la fai, tipo, hai una specie di immunità. Quindi non prendi danno. Mi sa che i testi dell'euforia hanno determinazione. Ah. Quello è importante. Cosa? Cosa? Cosa ho appena visto? Questo è un accappellato.
E mo? Lui continua a spararmi. E quindi? Problema. Dammi il mio corpo. Ma spara anche da buco nel culo questo, dai. Dai, ma non è possibile. Che male che gli ho fatto. Che hanno shottato. Cioè gli ho tolto pezzego. Cioè raga, sta cadendo acqua da su ancora. Ma che cazzo succede? Sta facendo casino. Non sembrerebbe. Io do mica delle a goccetta. Eccola. Allora, questo bisogna studiarcelo un attimo, perché è problematico. Sbatte, sbatte e poi dai il calcio, ok. E fino a là. Mo sbatte, sbatte e dai il calcio. E se fa così. No, vedi che è proprio stronzo nell'anima. Abbastanza forte questo. No, ma non posso mettere in pausa così. Devo prepararmele prima per fare le skill. Mannaggia. No, è fortissimo, raga. Cioè, io non riesco a farlo questo, ve lo dico. Guarda come si muove, come un disperato. È un disperato che gli ha ucciso il fratello. Incredibile. Insomma, c'è un'altra vita? Sì. Vabbè, allora si potrebbe anche fare. Però la pietrificazione non serve. Bravo, non serve proprio un cazzo contro questa pietrificazione. Dobbiamo studiarci qualcos'altro. Due attacchi e te ne vai. No, in realtà due attacchi me la piglio nel culo, perché fa troppo danno. Devo capire il momento buono quando ingaggiarlo. Tipo ora, forse. Oh, bella, bella. Oh, gli ha fatto un bel po' di danno, eh. Buono, 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 raga. Buono, ci siamo, mi sa, eh. Ok.
Ottimo. Minchia, raga, qui. Qui gli ha fatto l'ano, eh. Qui gusta. The Ghosty Bush. Attenzione. Vai così. Menalo, cazzo, menalo. Sperando che non c'è una terza parte. Madonna, che sta determinazione finita. Devastante. E vaffanculo. Che cazzo, se non è morto adesso, però ragazzi, per me. Ma me la dai la tua lancia? Oggetto ottenuto, visione di oblio. Ragazzi, mi ha fatto. Che è sto sbocco? È stregghiandola? Ma to. Così cattivo. Ghiandola annodata. Ma ce l'ho. Oggetto tenuto ghiandola. Bella. Torniamo a fare con la tipa. Ce l'hai fatta, la sacra ghiandola è tua. Il gland è mio. Forse è sempre stata tua. Buono come il pene. Se riesci a estrarre il vero nectar, fai attenzione. Sorseggia lentamente. Ricordo un eretico che ha bevuto in abbondanza. Perse ciò che non era suo e lo ingoiò avidamente, addirittura. In seguito a ciò è diventato irriconoscibile, un uomo completamente diverso. Questa è stata la sua ricompensa e la sua penitenza. Vuoi bere il nectar? Vai. Tra l'altro non posso prendere niente, tra l'altro. A meno che non ho qualche oggetto morale, non bere avidamente le ghiande, esatto. Sacco di tar. A me servirebbero le visioni Diapson Eterno. Usa questo oggetto per rivelarne il suo effetto. Però se mi hai detto che il Diapson serve per tornare in vita, allora no. Usa per ottenere visioni. Ah, buono questo, questo lo usiamo. 10 visioni mi dà, buono. Tar nascente, il tar ce l'abbiamo abbastanza messo bene. Un bonus del 10% del tar. Ok. Effigie. Altra roba che mi dà. Se consumata mostra fugacemente il tuo invo. Vai, questo lo possiamo usare. Ah, mi dà 2 visioni. E anche questo dovrebbe darmi visione. Ok. E ho 15 visioni. Vediamo cosa mi posso comprare. Sicuramente qualche abilità. E infatti possiamo prendere il ricordo della conoscenza. Pietrificati in aria per creare un'area di impatto devastante all'atterraggio. Le dimensioni massicce di Erendim causano un'esplosione con un raggio di forza maggiore. Balordo. Altrimenti Erendim infligge danni extra contro i nemici isolati. Beh, nemici isolati che stanno da soli, sì. Beh, allora questo ci può stare, visto che ci vado sempre 1v1. Danni extra. Danni extra, dritti per dritti. Ok ragazzi, questo boss ce lo siamo portati a casa. Figo che mi rimane tipo questa specie di torcia. Ok, allora io direi che possiamo tornare all'area. Guardate qua. All'area dove c'era il fuoco. Perché lì c'eravamo mezzo bloccati in una parte che era abbastanza fastidiosa. Ah, qui c'è anche un ascensore, tra l'altro. Aia. Che dolore. Come ti sei permessa, bastardo? Oh, bastardo, vieni qua.
Vabbè, ma mo questo si usa. Non è una beta. Ma in realtà non penso che sia una beta. Però questa torcia qua è un po' fastidiosa. Distorce un po' la luce generale. Ma chi è questo? Comunque mi manca ancora lo spadone, non l'ho trovato. E questa? E questa è l'arma che c'ho io. Io questo non ho capito dove cazzo sta. Lui ti permette di riattivare la nebbia, nel caso la rivuoi. Ah. Io questo non ho ancora capito dove sta. Cioè la zona l'ho capita. Ah, è l'unica che non ho visto effettivamente come zona. Determinazione migliorata. Ciao John, buonasera, benvenuto. Ma tu Valox cosa mi consigli? Nel senso, cambiano tutti i nemici? Anche i boss possono cambiare con la ghiandola. Oh, grazie John. Rinnovo Piero. Fiero io di avervi qua, ragazzi. Allora, oddio, che è? Infusione e sigillo hanno dato. Il vecchio prigioniero ha infuso il tuo sigillo del vero nectar che è estratto dalla ghiandola annodata. Se potenziato dalla determinazione, il tuo contrattacco piegherà il tempo della tua volontà. Z cambia fusione sigillo. F è parata. Contrattacco potenziato richiede determinazione. Oddio, ma che cazzo è sta roba? I boss non ne ho idea, i boss si tornano normali. Io non lo so, sinceramente, ragazzi. Ma se parlo con lui torna come era prima. Di nuovo tu, straniero. Ma non l'hai mai incontrato, questo. Pensavo fossi stato divorato da quella creatura nella torre. Simply bring me a glimpse. Portami una visione. Any glimpses? There's few pleasures quite like. You can get lost in them. Forget Che your figata. own Vabbè, troubles. Sometimes I raga, è fatto bene forget sto gioco, mi sta which memories are piacendo veramente mine. tanto. But no matter. Ha certe meccaniche They're mine interessanti. now. Do we have an Un'altra accord? cosa. Allora, ti conviene farti un giro mentre c'è la nebbia. In qualche cesta c'è pure del materiale per potenziare armi. Vero. Dai, allora niente, gli offriamo le visioni. Will face the beasts again. They're so eager to Sono prove così ansiosi di themselves dimostrarsi worthy degni of della it. loro Even if they must avversione. Va throw bene, it dammi di nuovo la away. nebbia, va. Ma per disattivarla la nebbia basta che vado da lui. Comunque se potenzi al massimo la shell, la sorella diventa un mercante e ti dà item mazziù. Ah, ok. Vabbè, quello lo voglio fare. Lo voglio potenziare. Funghi, ne abbiamo due, bene. Comunque mi sa che solo quelle aree là avevano gli scrigni che potevano essere aperti, il resto non c'è un cacchio.
urla. Ma nuova abilità, l'esplosione che li rallenta. Che figo. State buoni, non mi spoilerate se vedete i Sims che sta ancora la seconda stagione. Percival, lo dobbiamo iniziare. Io mi sono scaricato il gioco per cellulare, ragazzi, è una bomba anche quello. Vabbè, io gioco anche al gioco per cellulare dei Cavalieri dello Zodiaco, che ve lo consiglio, ragazzi. È un po' complesso come gioco, quindi può prendere i coglioni all'inizio, però se capite le meccaniche, vi assicuro, è una bomba incredibile. È una mina devastante. Che figata il Perry, molto figo il Perry. Ma avete visto, ragazzi, che quella nuova abilità che ho preso che dà il calcio? Gli ho spaccato lo scudo e l'ho buttato a terra, che è fighissimo. Se me lo scarico mi scoppia il cellulare. Esagerato. Qui non ce l'ho passato la volta scorsa. Ma mi è bloccato. Aragne. Sì, dobbiamo ancora vederlo. Aia. Allora non vi dico nulla, godetevelo. Grazie. Perciò guardiamo comunque. Se vuoi venire a farci compagnia quando lo porto, si discute. Ok, ero arrivato esattamente qua, che era un puttanaio, perché c'è sto bastardo che tira le cose di fuoco. Bellissimo quando rallenta il tempo, raga. È devastante. Vedete, il Perry riesco a farlo solo con questi stronzettini piccolini. E questo? Onesto. Guardate che figata quando si rallenta il tempo, raga. Che bello. È bellissimo. Dimmi quando ci sarò. Allora, ragazzi, la serata anime è ogni domenica dalle 21:40 e iniziamo sempre con One Piece, l'ultima di One Piece. Questa settimana, siccome devo recuperare la puntata della volta scorsa, mi guardo penultima e ultima. Dopo che guardiamo One Piece facciamo My Hero Academia. Però quando arriverò all'ultima puntata di My Hero Academia avremo nuovi anime da poter guardare, quindi voglio iniziare Deadly Sins e poi ovviamente ne guarderemo anche degli altri, però facciamo un po' con calma. Mentre dalla settimana prossima, siccome purtroppo lavoro, avrò una settimana dove attacco alle 6 del mattino, che è un po' pesante, dopo cena invece che giocare farò una cosa chill, quindi dalle 9:30 circa ci guardiamo anime. E quindi ci guarderemo, faremo tutta la settimana prossima, ma solo per la settimana prossima, dopo cena anime. Mentre di pomeriggio, il martedì e il giovedì, streamerò probabilmente questo gioco. È solo per quella settimana. Poi gli altri giorni ritorniamo con la programmazione normale, dove porto gameplay, perché cioè walkthrough. Perché purtroppo è un po' tostina la settimana, e quindi a ragion di cose mi tocca far così. Aia.
Quando lo porti Grounded? Allora, Grounded quando esce l'aggiornamento assolutamente lo porto. Contate un'altra cosa, ragazzi, che... Oddio, quest'area mi inturbanta un po'. Contate che la settimana prossima, esattamente il 25, uscirà New World, che è il nuovo MMORPG di Amazon. Mi hanno contattato in privato per streamarlo. Mi vogliono dare una key, ci sarà la closed beta fatta per gli streamer. A me devono dare la key. Siccome è un gioco che a me piace, quando uscirà lo vorrei portare, però bisogna vedere un po' come sarà. Il 25 probabilmente streameremo quello. E mi dedicherò per vari giorni a quello, quindi ve lo porterò più volte. È un gioco molto godibile, ve lo assicuro. Faremo un personaggio, insomma, tutti insieme, vediamo come strutturarlo e si ride. Vabbè, io intanto apro qua. Buonasera Sona, mi stavo incartando con la gola. C'è un po' di mal di gola oggi. Effigie di Teal. Eccola, ma lo sapevo che era una trappola, guardate. Mortacci vostra. Dai, ma vaffanculo. Dai, beccatevi sta stecca, va. Va a cagare. Guarda te. Mi sparo sta pa... New World è tipo questo come... No, questo è un RPG offline, mentre New World è proprio un gioco online, quindi ci sono altri player, puoi ammazzarli, c'è il PvP, c'è il PvE. Se ti piacciono le arti marziali, segnati questi due titoli. Non mi piacciono in realtà, lo sai, Percival. Preferisco più anime dove non si picchiano solo con i pugni, ma che hanno abilità, poteri, spade. Capito? Un po' più fantasy, ma medievali. Quelle robe così. Minchia, che cazzo. Oh, che cazzo è? Ah, c'è il panzone. Fanculo. Mannaggia. Palle, ho perso un sacco di vita. Ma veramente molta. Beh, è un dungeon che ti aspettavi, se... È una trappola di fuoco, sì. Minchia, mi hanno tolto veramente un botto di vita. Mannaggia. Ma ce n'è un altro anche qua. Ah no, questo è quello che ho killato prima. Ok. Vola a casa. Qua? Oggetto Diaspon Etereo. Me ne ha dato un altro di Diaspon. No, non ci credo. No, vedi, vedi, queste cose non devono mai succedere. Cosa? Ma questa è la porta... Ah, è una scorciatoia, ok. Ma la verità, io quasi quasi userei questo che dovrebbe ripristinare l'involucro. Ok, infatti. Perfetto. Come aveva detto Billy. Volevo fare i ferri, ma non mi sta riuscendo più.
Non ci c'è nel calderone, un master, un bastardo incredibile. Il social abrisci? No, no, vabbè. Nel senso. Oh, che palle. Questo dovrebbe curare, perfetto. Testo sacro. Ma dove sto andando, scusate? Ah, questa è chiusa. Ora si apre dall'altra parte. Un altro sarcofago. Ottimo. Un'altra cosa per potenziarci l'arma. Vabbè, raga, qui ci sta andando discretamente. Però non voglio tornare indietro. Voglio andare avanti, perché abbiamo già ucciso tutto, abbiamo piallato la zona. E voglio vedere che altro c'è. Oh, ottimo, un fungo, me lo sparo. Qui dobbiamo andare, sì. Ragazzi, stiamo andando veramente molto, molto più spediti, Mi fa veramente piacere, perché vuol dire che ci ho preso un po' la mano rispetto alle prime live. All'inizio, secondo me, questo gioco ti si pone con una difficoltà molto elevata, perché ti trovi in un mondo davvero dispersivo. Almeno a me ha dato questa impressione. Mondo molto dispersivo, non ci sono checkpoint, i nemici comunque sono forti e tu all'inizio hai armi del cazzo, non hai armatura. Comunque c'è l'armatura base che non è male, non fa neanche cagare, però non è neanche il top della gamma. E quindi sei un po' disorientato, non so dove cacchio andare, muori spesso. Ah, ma qui c'è il mercante. E vuoi vedere che escono gli stronzi qua? No? No? Ok. You look parched, Ottimo, Alan. questa ci dà la cura. Curious how even a creature like yourself Quest'area must endure diventerà the una bestia. indignities of the flesh. Such burdens are discarded in these chambers. These disciples are a gruesome sort, but you must admire their conviction. Did you know that beneath their hoods and veils, there's nothing much at all? Just scraped bone. And tattered sinew, packed with the sacred ashes. It has a certain allure. Asceticism is not far from vanity. Now let us sate your thirst. Unless you're also foregoing your primordial desires. Questo è nuovo, eh? Oh. È scatenato. Pazzo furioso questo. Perfetto. Qui c'è il tar. Qui c'è un fungo, me lo magno. Bene. Dove andiamo? Andiamo qua a destra. Che zona.
Ah sì, è quella. Dici? Eh sì, è quella di prima. Bravo, è la porta che non si aprì. Sì. Bella questa zona. Ci piace. Questa sembra bella interessante. Franza. No. Ai ai ai. Io intanto mi dissocio da quello che ha scritto cazzo duro. E lo sospendiamo. Caduto di sotto. Oddio. Pietra risvegliata. Aia. Pietra risvegliata è buona. Santuario della fiamma. Bella sta zona. No, dai, cazzo. Che dolore, che dolore. Aia, mi ha spezzato la schiena. Oh, ma sto pazzo. Vai a farti un giro, cazzarola. Allora, Rubbe è un pazzo cazzo duro, bella Gabri. Allora, ragazzi, qui secondo me la zona si fa interessante perché si può scendere giù e si può anche andare su. Prima ci leggiamo questo. Sei dannato alla nascita, morte sicura. Questa è la fragilità della nostra carne, ma è una menzogna. Il dono dell'immortalità è a portata di mano, ma devi essere disposto a prendere indecifrabile. Vabbè. Con la forza se necessario, anche nella sofferenza infinita, non c'è indecifrabile senza sacrificio. Ma c'è estasi nell'agonia. Insomma. Ah, guarda qua. Oggetto. Non ci posso credere. Ma sta bastardo. C'è una trappola. Ciao Percival. Però ragazzi, secondo me fate male staccare adesso perché c'è il boss.
quindi raga, domani è domenica, potete svegliarvi anche mezz'ora più tardi, vi perdete veramente un boss interessante secondo me, però vedete voi, ci mancherebbe altro, anche perché sono sicuro che siamo arrivati al boss. Hai visto che tecniche? Cazzo! Palese! Eccolo qua! Ecco il boss! Signori! Ci facciamo il boss e ce ne andiamo tutti a dormire. Il corpo è un tainted vessel fraught with impurities. I do not miss it. Chissà se me lo fanno bere sto giro. Perhaps I do miss one or two pleasures of the flesh. I once thought we were alike. These disciples and I. Minchia, mi ammazzo, cioè, nel senso, nel game. They seek only to be one with their emoliating god. I pray that you do not find yourself upon the pyre. Vediamo se posso sbloccare qualche abilità, no, perché richiedono 20 e 15. Copriamolo. Se l'è scolata a cagarella questo, ragazzi. C'ha la diarrea fulminante. Morti? Muove, compare, you die. Si resetta il gioco. Finito. Bronza pop. Porca puttana, che è questo? Vabbè. Se, ciao. Sì, vabbè. Oh! Pazzisco. Ma sta calmo. Vabbè, faccio bei danni. Onesto. Riscotti potenziato. cazzo. Aiuto. Inizia, mi ha tirato una sberla, meno male che. La verità, c'ho anche la skill. Ma la uso. Ok, è morto. È così easy. Cazzo. Calla. Anche lui due vite. Che palla. Ma è uguale a prima però. Muso la skill. Aia! Oh! Minchia, si è turbantato, Si è turbantato un tot. Oh bastardo. Ehi! Esagerato. Ma che cazzo fa? Sono scatenato. Ma pazzo. Sono belle le abilità. No vabbè, ma se mi tiri cacci. No no, sta andando a prendere il corpo. Pezzo di sterco. No more.
muore? No, vabbè, non ci credo. Bella la mazza, raga. E invece... Mamma mia, sto ragazzo, mi tocca sempre bandirlo. Oggetto tenuto, visione annientamento. Ciao Jim Noto, benvenuto. Ti hai creato un altro account, cazzo Durro 2. Per scrivere ste minchiate. Ai ai ai, sti ragazzi. Estraiandola, vai. L'ho tenuta. Your triumph is nothing short of miracle. Cioè, questo giochino ha un buon gameplay. Ha un ottimo gameplay. Fatto veramente bene. Diverte. All'inizio molto difficile. Ma ad un certo punto, come inizi a trovare armi, sbloccare armature, tra godi. It is all we hunger for, whether lost or devout. Such a rare gift arouses covetous desire. Remain wary and keep it close. Ma ancora non c'ho il dar per potenziare. Quindi niente. Dobbiamo tornare indietro. Puoi usare visioni. Bravo, bravo. Non ci avevo pensato, Billy. Aspetta, aspetta. Allora, eccole qua. Più 1, più 2, e siamo a 14. Più 2, più 2. Visione d'affetto, vai. Più 5. Visione di oblio. E usiamo anche qua. Più 15. Vabbè. Ma le prendo tutte le abilità adesso. E quindi sblocchiamo il mercante potenziato. Allora, questo ne richiede 20. E mo mi posso prendere anche questo da 15. Ricorda la conoscenza. Ok. Forse è giunto il momento di creare nuovi ricordi. Ovvero? Perhaps it's time to make some new memories. Sì. Allora, cosa dà? Simbolo spettrale. Usa questo oggetto per rivelarne il suo effetto. Questo è per resuscitare. Maschera ornata. Ah, vabbè, ma pensavo mi vendesse qualcosa di più interessante. La maschera è utilissima. La maschera ornata. Questa qui da 30, dici, Billy. Si vede tanto l'impronta Dark Souls, ha una sua personalità. Allora, a livello di lock nei nemici e a livello di gameplay, diciamo anche nei movimenti, è molto Dark Souls. A livello di interfacce, enigmi, eccetera, è molto Dark Souls. A livello di combat, con armi e armature, perché qui si differenzia da Dark Souls per le armi e armature. Tu le armature le trovi in game e sono complete, quindi non è che devi trovare l'elmo, il corpetto, i gambali, eccetera. È un'armatura completa. Ogni armatura ha la sua... ti dà la tua classe, quindi che ne so, questa che ho io è quella da tank, ha molta vita ma poca stamina per fare gli attacchi. Per schivare e attaccare usi la stamina. C'hai delle armi, puoi trovare armi diverse, ce ne sono 4 in realtà in tutto il game, non so se poi ci sono armi speciali, al momento sono queste. Ogni arma ha le sue skill, possono essere potenziate
sbloccano abilità particolari, quindi è abbastanza interessante. Ti fa teletrasportare in qualunque posto dove ci sia una sorella. Ah, ok, questa è figa allora. L'ho usata prima. Prima ce l'avevo, l'ho usata. Ascolta, facciamo così. Io prendo questo che non l'ho mai comprato, voglio vedere cosa fa. Questo qua. Simbolo spettrale. Aumenterei i danni del tuo attacco successivo. Allora, io volevo andare un attimino in questa direzione perché dovrebbe esserci lo spadone. Volevo dare un'occhiata. E poi direi che tra poco stacco anche io. Aspetta, quella che tu di maschera ti fa tornare dalla sorella, ma ti fa spendere tutte le visioni, ma quelle non si adattano. Ah, ok. Ho già letto, Gab, non c'è bisogno di spammare, ti ho anche risposto. Ecco, adesso ho preso un fungo e me lo sparo così posso curarmi. Ogni volta che mi sparo un fungo, oh. Ogni volta che me lo sparo perdo vita, è incredibile. Non so dove andare però, se andare dritto. Forse è di qua. Oddio, è quello? Boss? Minchia. Proprio lui, Grisha di nuovo. Perfetto. Easy. Insomma, avevo un casino di abilità, le ho spammate tutte in testa.
Non mi stupirei se mettessero Grisha come nemico normale. Bravo. Infatti era proprio quello che hanno fatto. Va bene, Billy. Ci si sente domani? Ah, magari. Magari no. Sì, assolutamente, ragazzi. Ci si becca domani. Io penso che domani, dipende se vado al mare o meno. Potresti rimanere anche di pomeriggio, non è detto, però. Vi tengo aggiornati. Io penso che qua ci sia la spada, però. Ho questa sensazione. Mi voglio vedere un po'. Non la posso vedere ora, Gab. Posto, eh? Forse qui avevo trovato l'armatura. Primissima. La first armor. Cioè la seconda armor. In realtà. È bruttissima questa zona, non si capisce nulla. Questa come cacchio. Unguento.
Checkpoint. Ti ho mandato le foto su Insta dopo i miei amici. Il problema qual è? Ok. Apparentemente la zona è quella comunque. Quella che ci interessa. Quindi direi che ci fermiamo esattamente qua. Questa nuova zona. Vediamo un po'. Vediamo anche chi è rimasto in stream su Twitch. Eager for another taste, foundling. Not so hasty. Not all places are as friendly as Fulgrim. There won't be any merriment around the bonfire here. Only the dead call this place home. All that remains are scavengers gnawing on bones. An intruder like yourself will not be welcome. So then, would you like another sip?